progetti che portate avanti sono, vengono da vostri input o comunque sono sempre richiesti da privati esterni? È una bella domanda, la ripeto nel senso che non so se si scriva dietro, ma se questi progetti li portiamo avanti vengono nostri input o sono richiesti da esterni? Dipende un po' di volta in volta. In alcuni casi, ad esempio, il progetto sui rifiuti è un'idea che ci è venuta e a quel punto siamo andati a cercare i finanziamenti di persone chi fosse interessato a sostenerlo. Quindi siamo partiti con un'idea che è nata in modo spontaneo, occasionale, in una riunione. E voi vedete, beh, allora come facciamo a farla? Siamo andati a parlare assieme a Seattle, perché Seattle è una città che in America sta puntando di più sugli aspetti ambientali, di raccolta dei rifiuti, eccetera. Siamo andati a parlare con Waste Management, chiedendosi loro avrebbero coperto i costi, anche a Qualcomm se ci aiutavano, e quindi li abbiamo messi insieme. In altri casi può capitare anche che invece una città che viene da noi per un problema e ho un'idea, e allora se l'idea è interessante iniziamo a lavorare insieme per cercare di svilupparla insieme, di trovare una soluzione, di fare qualcosa insieme. Faccio vedere magari su questo, nel continuare a rispondere, c'era un progetto che abbiamo fatto con la città di Copenaghen in due slide. E facciamo per al sindaco di Roma. Sia con sistemi pubblici, comunali, come quello del Copenaghen stessa, che poi è stato sviluppato a Parigi, in Felipe e adesso in molte città italiane, sia anche proprio con una maggior consapevolezza. New York stessa, città in cui nessuno avrebbe scommesso sulla bicicletta qualche anno fa, oggi è diventata una città piena di biciclette. Quindi una trasformazione, una piccola evoluzione silenziosa e interessante. Tra l'altro lo stesso Larry Page, il fondatore di Google, adesso non c'è il video, ma è stato su questo progetto, ve lo faccio vedere dopo, lo stesso fondatore di Google ha detto proprio più di una settimana fa che una delle sue missioni, prossime missioni dal punto di vista, proprio dal punto di vista imprenditoriale, era quella di cercare che la maggior parte, la più grande parte possibile della popolazione urbana che cambiasse il modo di trasporto dalla macchina appunto al sistema di trasporto motorizzato a un sistema di bicicletta. Comunque, sono andati a Copenaghen. Questo appunto è il panorama che vedete, questa è un'immagine di un ingorgo di bicicletta a Copenaghen, allora abbiamo iniziato a riflettere sul tema della bicicletta. E da quello è nato questo progetto, è nata questa idea. As you ride,
questo tra l'altro è qualche anno fa, adesso c'è una startup americana, solite startup poi nascono da un'idea, eccetera, questa che ha iniziato proprio quello che si chiama super pedestrian, quella di fare ciascun super pedestrian potreste tradurlo come super pedone, quindi che si occupa di mobilità non meccanica ma umana e che lo ha iniziato proprio. Quindi l'idea molto semplice di avere una ruota bicicletta che trasforma in modo molto semplice una bici normale, una bici ibrida, una bici elettrica ibrida, che inoltre vi permette di raccogliere molti dati rispetto a voi e rispetto alla città che possono essere condivisi con la città stessa e con altri ciclisti. Questo solo per fare un esempio, in questo caso appunto invece il progetto viene appunto la richiesta specie del sindaco, ci sembrava una bella opportunità, una bella idea, e questo ha portato quella progetto. Quindi le cose succedono in modo diverso, l'importante è pure che sia un'idea interessante da portare avanti all'interno.